Maestro. Maestro. Maestro, maestro. Maestro. Vorrei celebrare con lei un anniversario. E lo vorrei fare in modo non sommario. Sono passati 40 anni dall'uscita del Pianeta delle Scimmie, il film apripista del pensiero animalista. Mi chiedo che cosa sia passato da allora ed ho solo una risposta. Questa terra è ancora una crosta. Maestro, parliamo un po' degli stilisti. Un branco di fascisti populisti. No, non di tutti. Non ho così tanto tempo da dedicare a essere così brutti. Potrei dirle delle sorelle Fendi, che se conosci. Non prendi. E delle loro storie. In Astrakhan. Agnellino di 15 giorni. Squartato per essere indossato. Modoli cinture di squalo, struzzo, iguana e coca. Di un certo Calestani, che qualcuno lo allontani. E di frusti le mani. O dei mocassini in coccodrillo, anguilla e cavallino. Di Dolce e Gabbana, che in due non valgono la più brutta vecchia puttana. O di Ennio Capasa, lo stilista di costume nazionale, per cui se lo vedete in TV cambiate canale, che ha realizzato una Ducati con come serbatoio in pelle d'elefante. Cosa di quanto delirante! Per cui propongo una bajoux con la pelle di Capasa. Vedrà che ci sarà qualche imbecille che la compra e la porta a casa. E che la Ducati la guidino pure i minorati. Maestro, deve sapere che Prada non ne è usata mica poca della bellezza dei cuccioli di foca. Picconati a morte ogni primavera, neanche avessero il colera. Sul PEC canadese, più pericoloso, ignoto bomba libanese, massacrati, espellati. 350.000 mammiferi, grandi come fiammiferi, che non possono fuggire, ma solo perire, perché non sanno ancora nuotare in tutto quel mare. 350.000 foche, scoiate vive come gengive, ma quell'ammasso deficiente che viene definito gente compra quella broda schifosa chiamata moda. Miuccia, per te non spreco una cartuccia. Chiudo con la mente insana di Dolce e Gabbana e non posso che farle con greve tristezza. Venata di maestra. Maestro, sieda. Siedo un goccio di rum. Perché? Le devo parlare delle loro VIP room. Sono dei camerini per gente cosiddetta di riguardo. Ma che nessuno dovrebbe degnare uno sguardo. Rivestiti di coccodrillo o pitone, ma per l'occasione. Sono stati bravi, hanno risparmiato il salmone. Non mi stupirei se ci fosse qualcuno che si è mangiato le tagliatelle. Quei rettili che ci hanno lasciato la pelle. Maestro, ogni anno in Italia oltre 5.000 cani, pitbull, rottweiler, bull mastiff,
rimangono uccisi nei combattimenti legati alle scommesse clandestine delle nostre mafie assassine. Azzannare tutti i secondi, per inseguire gatti vivi, i gatti aperti, grotanti, per spalazzare un bavanti. Maestro, non avevo 8 anni quando vidi il figlio del vicino dare fuoco a un micino con la coda avvolta in uno straccio imbevuto di benzina. Cercava di spegnersi nell'acqua marina. Lo trovai bruciato sotto una sdraio color azzurro marinaio, gli occhi vetro, striato d'ogni torto passato. Come bara, un cassonetto della spazzatura pieno di verdura. Mi sentì tradito e da mio padre corsi invelenito. Gli chiesi di uccidere quell'essere grasso come un masso e quindi crudele come il fiele. Mi rispose che i ragazzi si divertono a torturare e di tornare a giocare. Non solo mio padre con la sua calvizie non seppe dirmi il perché di quelle sevizie, ma si sbagliava. La violenza non è dentro i ragazzi. Anche se pazzi, e dentro quegli uomini che vedono nei più deboli la dimostrazione della propria frustrazione. Come non dirle delle pinne di pesce cane, come fossero pane, i cinesi ci fan zuppe per tutte le loro truppe, di squali a milioni.
vengono sterminati ogni anno perché devono finire su una tavola di una massa di coglioni! Non appena catturati nel peschereccio vengono fissati! Ancora vivi! Le pinne vengono loro tagliate per essere gustate. Ma il pesce cane spesso non viene mangiato. Una volta la cartilagine asportata in mare ributtata. Si chiama pinne. Questo reato! Che in ogni modo deve essere fermato. I giapponesi andrebbero solo gripesi, d'altra parte come i norvegesi e gli islandesi. Niente gli frega delle pene, delle balene. Ogni anno i tre paesi nella caccia coesi arpionano. Oltre 2000 cetacei, pur se la morte coriace. In barba di moratoria, una brutta storia. I giapponesi, con la loro supponenza e contro ogni evidenza, ci raccontano così tante cazzate che li prenderei ammazzate. Con la scusa della ricerca scientifica, le balene diventano sushi. Per scappare da questa accusa non ci sono usci. Il mio cordoglio a ogni capodoglio. Di Laika, anche se lo sa, è una cagnolina morta tanto tempo fa. Aveva 2 anni quando venne lanciata nello spazio. Uno strazio! Fu il primo essere vivente non consenziente. Biglietto solo andata, una vera inculata. Aveva aria solo per 7 giorni. Caldi come fuoco. Scomparto, morì di infarto dopo 5 ore, non senza prima essere stata torturata come un'indemoniata. Non la voglio spaventare, ma provi a immaginare Laika immobilizzata dentro tutto quel vuoto. Nemmeno se sapesse orientare come cavolo. E sono stati dedicati dei francobolli. Le pupille, come anelli. Maestro, sei mai messo in disparte a leggere Curzio Malaparte?
vorrei consigliarle la pelle e di cercare una pagina tra le più belle in cui il protagonista entra in un laboratorio tipo Vittorio, dove fanno esperimenti dementi dai cani. Nessun latrato, nemmeno soffocato, silenzio anacoluto, come se la voce fosse finita in un imbuto. Un'eresia. Passava lunghe ore accucciato ai miei piedi e ogni tanto si alzava, si avvicinava alla porta, si voltava a guardarmi. Io andavo ad aprirgli la porta e Febo usciva, tornava dopo un'ora, dopo due ore, ansante, il pelo levigato dal vento, gli occhi schiariti dal freddo sole d'inverno. La notte egli levava il capo ad ascoltare la voce del fiume, la voce della pioggia sul fiume, ed io, talvolta svegliandomi, sentivo su me il suo sguardo tiepido e lieve, quella sua presenza viva e affettuosa nella stanza buia, e quella sua tristezza, quel suo deserto presentimento della morte. Un giorno uscì e non tornò più. Lo aspettai fino a sera e, scesa la notte, corsi per le strade chiamandolo per nome. Tornai a casa notte alta, mi buttai sul letto col viso verso la porta socchiusa. Ogni tanto mi affacciavo alla finestra e lo chiamavo a lungo, gridando. All'alba corsi nuovamente per le strade deserte, fra le mute facciate delle case che sotto il cielo livido parevano di carta sporca. Non appena si fece giorno, corsi alla prigione municipale dei cani. Entrai in una stanza grigia dove, chiusi in fetide gabbie, gemevano cani, dalla gola ancora segnata dalla stretta del laccio del chiappino. Il guardiano mi disse che forse il mio cane era rimasto sotto una macchina, o era stato rubato, o buttato a fiume da qualche banda di giovinastri. Mi consigliò di fare il giro dei canali. Chissà che Febo non si trovasse nella bottega di qualche canaio. Tutta la mattina corsi di canaio in canaio e finalmente un Toscani in una botteguccia presso la piazza dei Cavalieri mi domandò se ero stato alla clinica veterinaria dell'università, alla quale ladri di cani vendevano per pochi soldi gli animali destinati alle esperienze cliniche. Corsi all'università, ma era già passato mezzogiorno, la clinica veterinaria era chiusa. Tornai a casa, mi sentivo nel cavo degli occhi un che di freddo, di duro, di liscio, mi pareva di avere gli occhi di vetro.
nel pomeriggio tornai all'università, entrai nella clinica veterinaria. Il cuore mi batteva, non potevo quasi camminare. Tanto ero debole e oppresso dall'ansia. Chiesi del medico di guardia, gli dissi il mio nome. Il medico, un giovane biondo, miope, dal sorriso stanco, mi accolse cortesemente e mi fissò a lungo. Prima di rispondermi che avrebbe fatto tutto il possibile per aiutarmi, aprì una porta. Entrammo in una grande stanza, nitida, lucida, dal pavimento di linoleum azzurro. Lungo le pareti erano allineate l'una a fianco dell'altra, come i letti in una clinica per bambini, strane culle in forma di violoncello. In ognuna di quelle culle era disteso sul dorso un cane, dal ventre aperto, o dal cranio spaccato, o dal petto spalancato. Sottili fili di acciaio avvolti intorno a quella stessa sorta di viti di legno che degli strumenti musicali servono a tendere le corde, tenevano aperte le labbra con quelle orrende ferite. Si vedeva il cuore nudo pulsare, i polmoni dalle venature dei bronchi simili a rami d'albero gonfiarsi proprio come fa la chioma di un albero nel respiro del vento. Il rosso, lucido, fegato, contrarsi ad agio, lievi fremiti correre sulla polpa bianca erosea del cervello, come in uno specchio appannato, il groviglio degli intestini a districarsi pigro come un nodo di serpe all'uscir dal letargo, e non un gemito usciva dalle bocche socchiuse dei cani. I cani avevano rivolto gli occhi verso di noi, fissandoci con uno sguardo implorante e al tempo stesso pieno di un atroce sospetto. Seguivano con gli occhi ogni nostro gesto, ci spiavano le labbra tremando, immobile in mezzo alla stanza. Sentivo un sangue gelido salire su per le membra. A poco diventavo di pietra. Non potevo schiudere le labbra, non potevo muovere un passo. Il medico mi appoggiò la mano sul braccio, mi disse: coraggio. Quella parola mi sciolse il gelo delle ossa. Lentamente mi mossi, mi curvai sulla prima culla ed in mano che progredivo, di culla in culla, il sangue mi tornava in viso, il cuore mi si apriva alla speranza. A un tratto vidi Fego. Era disteso sul dorso, il ventre aperto, una sonda immersa nel fegato. Mi guardava fisso e gli occhi aveva pieni di lacrime. Aveva nello sguardo una meravigliosa dolcezza. Respirava lievemente con la bocca socchiusa, scosso da un tremito orribile. Mi guardava fisso e un dolore atroce scavava il petto. Febo, dissi a voce bassa, e Febo mi guardava con una meravigliosa dolcezza negli occhi. Io vidi Cristo in lui, vidi Cristo in lui crocefisso, vidi Cristo che mi guardava con gli occhi pieni meravigliosa. Febo, dissi a voce bassa,
si avvicinò. Mi toccò il braccio. Non potrai interrompere l'esperienza, disse. È proibito. Ma per voi gli farò una puntura. Non soffrirà. Io presi la mano del medico fra le mie mani e dissi, mentre le lacrime mi irrigavano il viso, giuratemi che non soffrirà. Si addormenterà per sempre, disse il medico. Vorrei che la mia morte fosse dolce come la sua. Io dissi, chiuderò gli occhi. Non voglio vederlo morire, ma fate presto, fate presto. Un attimo solo, disse il medico, e si allontanò senza rumore, scivolando sul molle tappeto di linoleum. Andò in fondo alla stanza, aprì un armadio. Io rimasi in piedi davanti a Febo, tremavo orribilmente, le lacrime mi solcavano il viso. Febo mi guardava fisso e non il più lieve gemito usciva dalla sua gola. Mi guardava fisso con una meravigliosa dolcezza negli occhi. Anche gli altri cani, distesi sul dorso nelle loro culle, mi guardavano fisso. Tutti avevano negli occhi una dolcezza meravigliosa e non il più lieve gemito usciva dalle loro gole. A un tratto un grido di spavento mi ruppe il petto. Perché questo silenzio? Gridai. Che è questo silenzio? Era un silenzio orribile, un silenzio immenso, gelido, morto, un silenzio di neve. Il medico mi si avvicinò con una siringa in mano. Prima di operarli, disse, gli tagliano le corde vocali. Che deve essere cancellata. Di Garcia Lorca mi ricordo un lamento. Più triste del cemento, lo scrisse per un amico morto nell'arena, un luogo di cui Hemingway ha sempre sentito la sirena. E come Luciano Liggio, a entrambi piaceva vedere scannare chi stava all'ultimo respiro per esalare, ma come non parlare di Mario Rigoni. Il cui intelletto dalla campagna di Russia è rimasto interdetto, visto che era un cacciatore che credeva di essere un ambientalista e non un predatore. Così scriveva di animali come fosse uno dei sodali, con il suo dolore pensava di fare folklore, ma è tutta colpa dei fratelli Grimm. Scambiamo un cacciatore per un salvatore. Così il lupo rimarrà sempre cattivo.
era meglio se Cappuccetto Rosso fosse morta dentro un fosso. Cacciate e uccidete i lupi. Per cui mica ci casco io nei tuoi tranelli. Ma Cappuccetto Rosso continuava ad insistere. Mangiami, mangiami, mangiami! Tanto che il lupo fu costretto a scappare attraverso il bosco per riuscire a liberarsi di lei. Fu così che, rincorrendo il lupo, Cappuccetto Rosso si ritrovò davanti alla casa della nonna e, ricordandosi del cestino di frutta, entrò. «Ciao nonnina!» disse Cappuccetto Rosso. E la nonna, ben sapendo quanto la bambina amasse stuzzicare quel buon lupo vegetariano, subito chiese: «Allora, nipotina mia, raccontami un po', quel povero lupo è riuscito a sfuggirti?» «No! Ma neanche questa volta ha voluto mangiarmi!» Un giorno la nonna, in accordo con il lupo, decise di fare uno scherzo alla nipote. Sapendo che stava per arrivare, fece distendere il lupo nel suo letto. E così, quando arrivò, rimase stupita da quello che vede. «Ma quella bocca grande lì, io la conosco! Tu sei il lupo! Ma cosa ci fai nel letto della nonna? Mi stavi forse aspettando per mangiarmi?» «Ma certo!» rispose il lupo, facendo la voce più grossa che poteva. «Ma nell'attesa mi sono mangiato la tua nonna. E con questa pancia piena non mi resta che schiacciare un bel pisolino.» Cappuccetto Rosso non poteva credere alle sue proprie orecchie. «Ma lupo, come hai potuto farmi questo? Hai preferito la nonna a me? E poi, adesso, me lo spieghi come faccio io senza la mia nonna?» Ma
Nel sentire quel pianto di Rosso, la nonna uscì dal suo nascondiglio. Hai sentito che sofferenza? Anch'io piangerei se il lupo ti mangiasse. E fu così che Cappuccetto Rosso imparò che era una vera fortuna conoscere un lupo che non amava mangiare altri esseri viventi. Maestro, so che lei conosce Morrissey, dicono sia gay. Era il 1985 quando scrisse Meat is Murder degli Smith, una canzone che fu un'animalista sollevazione, un manifesto di cui tutti dovrebbero conoscere il testo. I lamenti delle mucche sembrano grida umane. S'avvicina il coltello che urla. Sorridendo è un assassino, e il tacchino che affetti con allegria è un assassino. Hai mai visto come vengono uccisi gli animali? I profumi di cucina non sono tanto familiari, non è normale, allegro o cordiale, è solo sangue che frigge, è il mostruoso odore dell'assassino. Non è naturale, normale o simpatico, la carne che cucini con tanta fantasia, la carne dentro la tua bocca, mentre sta fuori il gusto dell'assassino. Ascolta gli animali piangere lì davanti a un tornello con una pistola pronta a bucargli il cervello. Sono passati gli anni, ma non sono stati eliminati i danni. I vegetariani sono diventati milioni, ma molti di più quelli restati a riempirsi di rossi cadaveri, neanche fossero cadaveri.
malattia medagonica, oltre ad essere la causa principale del disboscamento e del falde acquifero, la maggior fonte di inquinamento, perché tonnellate di merda nei fiumi vengono sparate, senza dimenticare che i gas emessi come smessi da miliardi di capi, con il loro ano producono un terzo di tutte le emissioni di metano. E se la metà della raccolta mondiale di cereali non fosse legata nell'allevamento, bensì per uomini e donne, come almeno combatteremo finalmente la fame in questo mondo di catrame e diventare vegetariano e aiutare il prossimo essere umano. Giorno la vorrei portare, di certo non al mare, ma a San Polo Densa, un paese nelle campagne dell'Emilia Romagna. L'accompagnerò in un posto fosco, in via San Giovanni Bosco, davanti all'ingresso della Stefano Morini, in apparenza un'azienda che potrebbe produrre crescenza, ma l'apparenza è solo evidenza. Lì dentro, considerati meno di cuccioli, di beagle si vendono i cuccioli. Dolcissimi cani che vorrebbero carezze con le mani. E invece verranno fatti a pezzi con tutti i mezzi. Dicono che per testare ogni prodotto e creare indotto è necessario vivisezionare, per cui squartare e torturare, una quantità da sbugiardare. Vivisezionare soltanto mistificazione, putrefazione di ogni umana comprensione. E chi sostiene il contrario, io lo detesto, perché questa ricerca è solo un pretesto per far denaro nel modo più amaro. Trafficare con la vita degli animali è soltanto un altro modo di guadagnare. La scienza è pazienza e non ha niente a che vedere con questa sanguinaria invadenza. Sulla vivisezione io ci faccio una menzione e quell'azienda va chiusa, non c'è scusa. Maestro, le ho parlato tutto questo tempo e non so se sono riuscito a dimostrare di essere un buon paroliere o se ho scritto frasi degne solo di un giornale da parrucchiere. Ho provato le parole a far suonare come se dovesse ascoltare il viaggio del mare. Ma non vorrei che il risultato fosse stato quello di averla fatta scappare. Fossi stato un cattivo artista, quantomeno non sono stato l'assista. Maestro, mi voglia perdonare tutto questo mio con lei osare. Ma lo dovevo fare, perché qualcuno deve pur provare il pensiero reazionario a debellare. Bye.
Grazie. Alla regista. Thank you.